Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata del nostro vlog. Oggi vi parlerò dell'evento Forum for the Future che si è tenuto a Marbella in Spagna dal 17 al 19 gennaio 2020. Il Forum for the Future è stato un evento organizzato dal board di Open Source Matters per lavorare insieme e decidere la strategia per definire il futuro del progetto Joomla. All'evento hanno partecipato circa 70 persone provenienti da tutto il mondo con diversi ruoli e background per lavorare appunto insieme, condividere le idee e trovare insieme una strategia per il futuro di Joomla. All'evento hanno partecipato agenzie, sviluppatori, freelance, aziende di hosting, consulenti di marketing ed altri esperti che hanno condiviso idee e spunti per migliorare Joomla e per analizzare insieme lo stato attuale del progetto. Dopo un intervento introduttivo da parte di alcuni volontari di Joomla che hanno appunto introdotto l'evento e spiegato ai partecipanti le modalità di funzionamento, si sono formati diversi gruppi, 4 gruppi, per lavorare su diverse aree del progetto: professionalism, market, re-engage e technology. Ognuno dei gruppi aveva degli obiettivi e doveva definire insieme una strategia per il rilancio di Joomla e dei KPI per poter misurare il successo delle iniziative definite insieme. Il gruppo professionalism aveva l'obiettivo di aumentare la professionalità e la percezione di professionalità all'interno del progetto. Sono state condivise una serie di idee, tra cui quella di dotarsi di processi più strutturati per assicurare una produzione di software di qualità, e l'utilizzo di strumenti e appunto processi di product management avanzati e l'introduzione di sottoprogetti per lo sviluppo delle nuove funzionalità del progetto. Sicuramente un progetto gestito in modo più professionale contribuirà al miglioramento della reputazione del progetto stesso e il miglioramento della qualità del software prodotto, così da aprire per il progetto nuove possibilità di adozione per la realizzazione di siti di aziende più importanti. Il gruppo Reignite e Reengage aveva come obiettivo quello di studiare gli attuali limiti che l'organizzazione e il progetto hanno nel reclutare nuovi membri e aumentare il coinvolgimento della community. Tra le tante iniziative che il gruppo ha proposto c'è quella sicuramente di migliorare l'esperienza d'uso su Joomla.org per quanto concerne il reclutamento di nuovi volontari e il mantenimento dei volontari esistenti. Il gruppo Technology si è occupato invece degli aspetti più tecnologici del progetto, quindi andando ad analizzare la user experience, la user interface del software del CMS Joomla. Ci sono state una serie di proposte per quanto riguarda la semplificazione del backend di Joomla 4 e il miglioramento della documentazione, sia essa per gli utenti che per gli sviluppatori, per garantire un'esperienza di sviluppo migliore rispetto a quella attuale. Nel gruppo Technology si è iniziato a parlare anche della prossima versione Joomla 5, che verrà appunto nei prossimi anni. Il gruppo Market è stato uno dei più numerosi. Si è parlato delle quote di mercato di Joomla, dello stato di salute del progetto Joomla a livello marketing e sono state prese una serie di decisioni e lanciate una serie di iniziative. Il gruppo ha condotto una approfondita SWOT analysis, quindi andando ad analizzare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce a livello di mercato per il progetto Joomla. Tra le iniziative proposte, la creazione di un team cross funzionale che includa persone dal marketing, persone dal lato tecnologico e dello sviluppo per decidere insieme la strategia sul lungo periodo per quanto riguarda il CMS come prodotto. Inoltre è stato deciso di creare un nuovo gruppo che si occupi di ricerche di mercato per consentire appunto al team di marketing e ai team di sviluppo del progetto Joomla di conoscere meglio lo stato del mercato in cui ci muoviamo. Il gruppo Market è stato anche molto fortunato nel ricevere già l'adesione di molti volontari. Infatti già nell'evento stesso sono stati rifondati il gruppo, ma il team di marketing di Joomla a livello globale e il team di ricerche di mercato,
che hanno trovato nuovi volontari all'evento. Sono giorni di grande fermento per quanto riguarda il progetto Joomla a livello globale. Abbiamo visto la nascita di nuovi team, abbiamo visto la nascita di nuovi gruppi, abbiamo visto l'adesione di tanti volontari e il ritorno di tanti volontari che magari nel corso degli anni si erano un po' allontanati, un po' per ragioni personali, un po' per disaccordo. È molto bello vedere tanto entusiasmo e tanta partecipazione per lavorare insieme al futuro del progetto Joomla. Solo l'entusiasmo e la collaborazione di tanti volontari possono portare alla rinascita, se vogliamo, oppure alla una nuova crescita e un nuovo futuro radioso per il progetto Joomla. Ovviamente i volontari ricoprono un ruolo fondamentale per il progetto Joomla che da 15 anni ormai si basa appunto solo sull'effort dei volontari e sull'effort degli sponsor e delle aziende che hanno deciso di contribuire o con del denaro, quindi con delle sponsorship, oppure con dando la possibilità ai propri dipendenti di contribuire al progetto Joomla durante le proprie ore di lavoro. Un'azienda come Host ha investito nel corso degli anni, ma già a partire dal 2006, tantissimo all'interno del progetto Joomla. Infatti possiamo ricordare che il vecchio nome di Host era appunto Joomla Host. Quindi come azienda siamo molto legati al progetto Joomla e abbiamo investito negli anni tantissimo nella promozione e anche nell'ospitare Joomla.it, il portale della comunità italiana di Joomla. Come host in questi giorni al Forum for the Future abbiamo avuto la possibilità di contribuire direttamente a tantissimi team, a partecipare a tante discussioni diverse, ad incontrare dei colleghi, quindi del nostro stesso ambiente, abbiamo incontrato tanti volontari, abbiamo detto la nostra all'interno dei vari gruppi e siamo fiduciosi che Joomla possa rinascere e riavere il successo che merita. Proprio perché noi crediamo tanto nel progetto Joomla, nei prossimi giorni rimanete sintonizzati sui nostri canali ufficiali e su Joomla.it. Nei prossimi giorni daremo appunto informazioni sulla prossima edizione del Joomla Day, che quest'anno cambia periodo e va a scoprire una nuova città che non era stata mai visitata prima. Quindi per oggi è tutto. Vi aspettiamo sui canali di host.it e su joomla.it appunto per le novità sul progetto Joomla. Vi ricordo che se volete rimanere aggiornati sulle novità del nostro canale YouTube dovete attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblichiamo un nuovo contenuto. Alla prossima!